Oggi ricorrono i 40 anni dalla tragedia di Vermicino, era il 10 giugno del 1981 e moriva purtroppo il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano. Noi oggi abbiamo l'onore di avere in studio due di quelli che erano proprio in prima linea nel corso di quei giorni davvero difficili e quindi parliamo di Manlio Buffardi, che saluto, buonasera. Buonasera. E Piero Moscardini, buonasera. Salve, buonasera a voi. E Buonasera. grazie per l'onore che ci fate di essere qui a raccontare appunto quei giorni davvero, davvero difficili per tutti. Io partirei proprio da questa domanda. Ci raccontate come sono stati quei giorni, che cosa avete fatto voi appunto, soprattutto il 10 giugno quando si è scoperto che il piccolo Alfredo era caduto nel pozzo? Allora, io all'epoca, il giorno 10 proprio di quel giorno, ero al mare, però facevo servizio a Roma, pertanto la sera andavo di servizio e sentii alla radio di questo incidente drammatico. Infatti la sera sono arrivato a Via Genova, ho montato in servizio e la partenza mia, tutta la squadra, ci hanno mandato in ausilio su a Vermicino. Alla partenza, già una partenza era sul posto. Stavamo lì aspettando quello che ci veniva ordinato, diciamo, e lì cominciamo a vedere, diciamo, quello che facevano prima i speleologi, che andavano a vedere col permesso sempre del nostro comandante. Hanno Certo. provato delle cose, magari anche qualcosa che è andato male all'inizio, non lo so io, però hanno provato, insomma, lì per lì le cose più sbrigative, anche perché noi facciamo un soccorso, il soccorso è fatto una cosa con intelligenza e sbrigativa. Poi bisogna vedere, quel bambino purtroppo aveva, malato di cuore, in un pozzo stretto 28-30 cm, un Certo. pozzo artesiano, chi è che lo sa che cos'è? E poi uno strato di pietra durante lo scavo che si incontrava e Quindi non è da niente. tantissime difficoltà Oh. erano Non presenti. è che hai una punta per fare un buco da 1 metro, un diametro non esiste, e pertanto uno lo fa in un certo modo. Questo è diciamo, grosso modo quello che io ho visto lì aspettando, diciamo. Poi a un certo punto ho provato gli speleologi che facevano il loro intervento e non è riuscito. Hanno cominciato con noi a prepararci, diciamo, si parlava del più del meno dell'intervento che si farà e non si farà. Anche non sapevamo che chiamava a noi, però Certo. è andato bene. In quel periodo, quella sera c'erano delle trivelle, una tecno trivella e geosonda, e poi un'altra che a metà nottata venne sull'11, il giorno 11, venne sul posto. Era una trivella enorme, dicevano che questa non so quanti metri faceva allora, e Ok. noi convinti. È fatta con questa, si mette lì perché quello che serviva era la velocità. E Uno degli ostacoli maggiori era che non avevate tanto tempo, insomma, per quello, il scavare. problema che corre dietro a questa cosa era il tempo per il bambino, perché quando sono arrivato io, già era un giorno e una Certo. notte che aveva fatto, questa trivella si è messa sopra e dopo un quarto d'ora si è rotta. Piero Moscardini. Maglio, intanto chiariamo che l'intervento reale che arrivò di chiamata ai Vigili del Fuoco nasce esattamente alla mezzanotte 02 dell'11. Sì. Quindi era trascorso Io già un po' di riesco ad tempo. essere puntuale e preciso, forse più di Esatto. Maglio, perché dopo aver fatto per anni il soccorritore, ero nella sala operativa dei Sì. Vigili del Fuoco, al comando di Roma, via Genova. Mario ha detto bene, lui montò in servizio venendo da Civitavecchia alle ore 20. Noi Ok. abbiamo dei turni di servizio che montiamo e smontiamo. Quel turno di notte ricevette una chiamata dal 113, il comando di Roma, all'epoca era il 44 444. Ok. 113 passò la chiamata ai colleghi che erano di turno, un bimbo da ricercare nelle campagne di Vermicino. Quindi Questa fu la ancora non si chiamata. sapeva. Questa fu la chiamata.
Siamo divisi in zone, è un comando provinciale, così come Civitavecchia, fra virgolette periferia, la provincia, abbiamo una serie di distaccamenti sparsi sul territorio. Frascati, sì. Competenza Frascati, i colleghi di quel turno schiacciano il pulsante, l'autopompa parte e scende a Vermicino. Località Selvotta, via Sant'Ireneo, mi sembra, di ricordare nel rapporto che poi stilammo di 52 pagine per la Procura della Repubblica di Roma. Beh, tutti parlano di tavoletta. Ho letto in questi giorni alcune dichiarazioni, ho sentito i giornali, la storia. Il pompiere, il responsabile di quell'autopompa, sentito e scoperto il bambino da un gruppo misto di persone che si erano create nella ricerca del bambino, okay. Era cominciata alle 19.30 la ricerca di Alfredino, che cosa fecero? Giravano al buio, ecco la chiamata dei pompieri, perché perfetto. Con i nostri gruppi elettrogeni, con le nostre lampade aiutavamo il sistema, i cinofili e quant'altro. Quando individuano il punto e sentono questo lamento, fra virgolette, il pozzo era coperto. Forse, era chiuso. Credo, tutti hanno dichiarato, anche i colleghi di Frascati, per cui l'autopompa di Frascati dichiara nella relazione, scoprimmo il pozzo e capimmo che lì c'era il bambino. Per cui Fernando il papà, la mamma, e la nonna che era preoccupata, aveva anche lei indicato la possibilità che il bimbo fosse finito nel pozzo, cioè, cominciammo a pensare. La tavoletta? Sì, la collana dei pompieri. A 18 metri, credo, hanno detto, in questi giorni stanno dicendo le misure. Sì. Le misure i pompieri valutarono calando la tavoletta e un cordino in dotazione ai mezzi dei pompieri. Purtroppo, la tavoletta si incastrò bloccata. Perché qualcuno mi ha spiegato che un pozzo artesiano è un pozzo per cercare acqua, non è un pozzo cilindrico, non per cui il bimbo scivolò in quel pozzo e tirarlo fuori fu un dramma, per cui, come dice giustamente Manlio, il carissimo amico Manlio, loro arrivarono alle 20 e trovarono l'ira di Dio. Di chi? Di quanti attraverso... Non oggi c'è una informazione diversa. Sì. Oggi siamo abituati a vedervi a fianco a noi. Ma noi, quello che ostacolò anche questo, ci sono una serie di cose che, se poi lei vorrà, io posso continuare ad andare avanti. Assolutamente. Perché la televisione è stato un mezzo per far mettere davanti circa 30 milioni di persone, sì. Ma è stato anche quel mezzo che su via di Vermicino, sia dalla Casilina che dalla Tuscolana, per arrivare a Vermicino, i mezzi di soccorso che arrivarono ulteriormente erano obbligati a fare zig zag in mezzo agli spettatori. Questa è la situazione. Ma le squadre che arrivarono la notte dal distaccamento della Rustica e da altri distaccamenti al nord di Roma, perché il sud dovevamo proteggere tutti i castelli, per cui Velletri, Marino, se abbandoniamo Frascati, Marino e Velletri, abbiamo un incendio, chi interviene? Quindi poi, insomma, è continuato e poi purtroppo, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, dopo 60 ore si è scoperto che era morto il bambino. Beh, circa. Non si sa di preciso? No, vabbè, io questo è quello che dichiarano loro, sì. Che stava lì, che sentiva. Comunque il fatto è stato che dopo questa trivella si continua tutta la notte sempre a continuare con questo pozzo parallelo. E mi ricordo la mattina verso le 10 dice finalmente abbiamo rotto la pietra, il peparino, contenti perché dice almeno, e lì sentì tutta la notte la mamma che parlava Alfredino, lo chiamava sempre. Sì, tutta la notte, e vedei quella trivella, quel puntone che batteva, purtroppo tutta la notte fino alla mattina, dico meno male, cioè abbiamo fatto, ma in qualche modo si farà. Già in previsione si pensava ad arrivare sotto dove era il bambino, alla profondità, mettere, si diceva, come ha detto Pastorelli, una tavoletta in modo che il bambino non scivolasse e si prendeva da sotto. Fatto sta che alle 11 del giorno, era 12, era la mattina del 12, e ritornano lì, viene il comandante Pastorelli vicino alla partenza, c'è stato trovato un altro strato di peparino di 3 metri. Dell'11.
L'11. E il 12, l'11 ho fatto la notte. La trivella, l'11, la trivella, la prima trivella che era della Tecnopali, è l'11. Cominciò a bucare il giorno 11. Sì, sì, quella sì. Con il turno C di servizio che era il mio turno. Per cui la trivella della Tecnopali, che era a due passi da Frascati, perché sta sotto sulla Casilina, okay, arrivò e mise i cingolati e cominciò a bucare. Quella lì grossa. A bucare. Pastorelli, comandante, il suo team, il suo staff di ingegneri, la geologa che era presente, i tecnici di Frascati, l'ispettore generale capo del corpo ingegneri italiano Tiezzi, l'ispettore della regione Lazio che era l'ingegner Fabio Rosati, questo grande team di esperti, permettetemi, in tutti quei pompieri con grandi esperienze operative, sì, tutti decisero che la trivella doveva cominciare a bucare. Perché da sopra, in quel punto, da sopra quel non si arrivava. E dirò, e rivolgì il comandante Pastorelli e disse: signori, bisogna andare sotto, col capo squadra parlò, bisogna andare sotto e tirarlo fuori, non c'è più tempo. Queste sono le parole, okay, che disse. Queste, allora, sono le parole. Mi permetto sempre di aiutare Mario nel ricordo, perché io l'ho scritto. Sì. Io ho le 52 pagine che scrivemmo per dare alla magistratura. Sì. Mario lo ha vissuto da soccorritore vero. Noi eravamo dietro una sala operativa e riuscivamo a vedere poi dalle immagini televisive quello che avveniva. Poi ci sentivamo per radio con tutti loro, per cui le notizie che ci arrivavano puntuali e precise. La trivella Tecnopali, bucando basalto, non era tuffo come qualcuno impropriamente scrive, il peperino, come diceva prima Maglio, è un materiale solo di solidissimo. La trivella della Tecnopali si ruppe. Okay. Non era in grado, mattinata quindi, si ruppe. A quel punto il buon comandante ingegner Pastorelli chiamò la sala operativa, ci invitò urgentemente a cercare un'altra trivella, la geosonda. Perché Pastorelli conosceva la geosonda? Perché in qualità di comandante dei pompieri a Roma in quel periodo stavano costruendo la metropolitana. Per cui la geosonda, a differenza della Tecnopali che aveva un diametro di 50 centimetri, va bene? Il diametro di 100 permise, la decisione ormai era netta, bisognava per forza bucare, di scendere con una trivella più potente e scendere dal bambino. Cercare di fare il pozzo parallelo, dove poi Maglio racconterà i particolari, ma Maglio sul posto arriva, la loro squadra, dal comando di Roma, arriva la sera dopo le 20 del giorno 11. Ecco, queste poche, sono le date, poche cose, perché successe. Lui montava il servizio la sera alle 20 e, e il 12, quando è finito, che si è bucato il peperino, che andava bene, alle 11 poi della mattina è tornato il comandante Pastorelli, e lì abbiamo rincontrato un altro strato di peperino, insomma perde più tempo, il bambino muore, pertanto bisogna prendere da sopra e lo prendete. Ok. Fatto sta che... Però non si sapeva a che profondità stesse il bambino. La profondità è stata dichiarata così. Io onestamente non posso dire se stava a 36 o a 26, come hanno detto quell'altro, o a 18, se è andato giù. Io non lo posso dichiarare, non lo so. Posso dire a Maglio anche questo, perché, ripeto, lui si infilò nel pozzo. Lui era, quello che avvenne prima, durante la giornata, Maglio questo non lo registrò. Perché era impegnato quando fu scelto insieme agli altri quattro di calarsi nel pozzo. Maglio fisicamente e mentalmente pensava di scendere a profondità di 36 metri. La misura venne stabilita intanto dal cordino che si era rotto sulla tavoletta. Chiaramente con sistemi empirici oggi sarebbe molto più facile. Avevamo le squadre dei nostri sommozzatori, grandi sommozzatori. Dimentichiamo che il corpo nazionale si avvale di specializzazioni particolari. I colleghi con dei piombi infilarono per verificare esattamente cosa la trivella e dove era il pozzo primo, e dal pozzo dove era il bimbo cominciarono a bucare per capire poi anche il nord o il sud dove orientare il buco che fecero loro. Questo dopo aver fatto la misura che pensavamo giusta, va bene? Ce lo dava la presenza del bimbo in vita. E il vice caporeparto Fernando Broglio, che fu consigliato dalla psicologa di evitare di far sentire la voce della mamma perché emozionava il bambino. Per cui Fernando Broglio, che montava
in servizio alle 20 come Manlio, prese quella cuffia, mio cugino, per cui conosco bene la storia, sì. Padre di 4 figli, che cosa ricordiamo? Emozioni da padri, immagino. Emozioni da mariti, emozioni da pompieri. Io credo che anche noi ormai avanti negli anni, e questi 40 anni passati, non si dimentico, 40 anni passati ci sono chiari, il ricordo rimane molto sempre chiari, per cui a quel punto la mamma distrutta come tutte le mamme italiane, quei 30 milioni di persone che guardavano, certo che guardavano, ma attenzione, questo guardare Maglio non lo può sapere perché era sempre infilato, era sempre nel buco. Alla sala operativa dei pompieri creò dei gravissimi problemi, la gente chiamava il famoso numero di Roma, ed erano per dare dei consigli, tutti Berzot, per dare tutti i consigli. Questa è una una delle tante problematiche che dobbiamo affrontare. Certo, quindi a 40... Prego. Comunque il procedimento poi del buco, una volta arrivati siamo scesi io e Mario Conini, siamo scesi nel buco, onestamente non era incamiciato il pozzo, se dico titolo informativo, non era sicuro, può essere sicuro ma no, non incamiciato. Puoi fare questo buco parallelo, buco di collegamento tra un pozzo e un altro, minimo un metro, io de spalle sono stato sempre largo, minimo un metro, c'avevo un martello pneumatico piccolo che veniva mandato con l'aria delle bombole dei nostri sommozzatori e si lavorava con una paletta e una punta e questa si andava avanti e il comandante diceva fai come il carcerato, nel senso che lavorare in un buco, prendi la terra, la rompi, mandi sotto la pancia, la tiri giù, e poi tutto coi con piedi, le mani. Coi piedi, mandi dietro e quello che è sopra sul secchione la mette per fare la porta via. Questo è il modo e si lavorava, non è che si era sicuri, io dico la verità. Cioè, il mio capo squadra quando è andato giù per segnare il pozzo è sceso con una bombola di ossigeno per sicurezza sotto. Sì. Noi abbiamo lavorato in emergenza, pertanto non è che dici no, io... Voi non ci pensavate? No, perché però, quello era un bambino, il bambino era diventato di tutti Italia. Io avevo un figlio che aveva 6 anni, la stessa età. Pertanto io ero preso di più, poi quando stai lì una cosa del genere... te passa la paura, anche se ce l'hai un pochino, te passa. Poi durante l'intervento calarono pure un trapano elettrico, sotto era caldo, c'era la condensa, era un po' bagnato. Dopo una parolaccia, faglielo tirare su perché rimanemo pure fulminati qui. Questo è quello che è successo grosso modo. Poi quando ho detto la parolaccia c'era il presidente Pertini, perché poi Nando... era presente anche il Presidente della Repubblica, Mario Gonini mi disse è il Presidente che sta a parlare, dico chi Presidente? Perché io pure non mi aspettavo una cosa del genere, però ti scappa, sai, una parolaccia, e detto vabbè e continuiamo. Diciamo io sono entrato, era l'una e mi sono dato da fare, ho cercato, non è che la gente può pensare che è un divertimento, che uno lo fa, no. Ho cercato con le mani, con quel trapano e sono uscito fuori alle 5, ma sono uscito fuori, sono arrivato al punto, io non ce la faccio più, cioè non riuscivo a più, la cognizione di dove stavo, dove non stavo, saremmo andati dritti verso l'altro pozzo. Non era sicuro. Infatti quando poi sono uscito, dopo 10 minuti hanno bucato. E lì è stata una cosa drammatica, il crollo. Poi quando sono uscito mi hanno portato subito a lavare perché eravamo in condizioni disperate. Coperto? Coperto con una coperta. Sotto fa freddo. Sotto stai a 13-14 gradi, per cui lui uscì, e abbiamo delle immagini di Maglio come di tutti gli altri, molte immagini, con una coperta quasi di lana. E quella dei militari, Maglio era congelato. Ero tutti cotti dal freddo, oltre che dall'emozione e dalla stanchezza. E hanno rischiato la vita, quindi lo possiamo dire. Parliamo di rischio della vita. Il pompiere quando suona la sirena esce, sa che cosa va incontro.
Loro rischiarono la vita, indubbiamente, in quelle ore. Credo che questa grande squadra di... Purtroppo quattro sono scomparsi. Sì. In vita è rimasto vivo e vegeto e forte Maglio. E abbiamo un altro collega dei sommozzatori, Luciano Termini, che non era in condizioni di lasciare interviste perché ci ha avuto dei problemi fisici in questi giorni. Ok. Devo dirvi che hanno rischiato la vita. Così come i due speleologi che provarono ad infilarsi, certo, non è stato... Tullio Bernabei e Monteleoni. Ecco, lei ha conosciuto Tullio Bernabei. Tullio Bernabei e Monteleoni. Sì. Non dimentico, e non dimenticheremo mai, e noi pompieri specialmente, quanta gente chiamava il comando di Roma o si presentava di fronte a un gruppo di tecnici del team di Pastorelli e diceva: voglio calarmi, sono pronto a calarmi, perché questo di disponibilità rispetto al dramma che stavamo vivendo l'Italia, sì, ogni italiano si sentiva coinvolto. Era il figlio loro. Ma qualcuno doveva decidere fisicamente come la calavi, come lo mettevi, come lo calavi, come lo imbracavi. Per cui, veramente io uso un termine, un Colosseo d'oro, al buon Angelo Richeri, ma anche all'altro, sì, che si presentò a via di Vermicino dopo una telefonata che arrivò al comando di Roma, a me personalmente, dal parroco di Avezzano. Ci disse: c'è un giovane ragazzo che vuol scendere e venire a Vermicino. Io dissi: padre, chi è, che cos'è? E c'è lo operatore cinematografico di un cinema di Avezzano. Dico: guardi, mi dica le dimensioni, la corporatura. Beh, Donato Caruso arrivò con una 8:50, ci facemmo dare la targa, perché dopo due giorni impararono forse qualcuno che bisognava fermare il popolo che affluiva, non era compito nostro. Sì. Maglio e tutti quei colleghi che erano sul pozzo, lavoravamo in 600 metri quadri circa, forse 1000, a noi ci interessava il pozzo, la gente di fuori... Secondo me Mario nemmeno se ne è accorto, non la guardava. Prima e alla dopo ho visto quello che è diventata un Luna Park. Sì, sì. Un Luna Park. Troppo. Poi gente. Se guardi dai video, vedi pure lì l'ordine pubblico, che era i carabinieri e la polizia. Sì, pure sì, loro sì. Stanno lì, nessuno faceva niente. Guardavano il bus. Certo. Questo era diventato, non so, per la gente, come in film. Cioè qui il discorso è che i vigili del fuoco fanno soccorsi, sì, interventi, ma non è detto che sempre si riesce. Certo. Bisogna mettere anche che c'è a volte un po' di sfortuna. Tutte quelle difficoltà che ha detto. E ecco perché dico, questo bambino purtroppo, da come l'ho vista io, e che se succede oggi abbiamo forse le telecamere per vedere dov'è e ragionare a quanta profondità si può trovare, ma se è la stessa, non è detto, situazione, sì, non cambia niente, per me, come la penso, non cambia niente. Aiuto ulteriormente Maglio e prendo sì, spunto da questo. Noi chiedemmo una telecamera di piccola dimensione alla RAI. Sì. La RAI non ne aveva, di micro dimensioni. La okay. SEA Sub di Fiumicino, sommozzatori, avevano. A quel punto ce lo dissero, ma la RAI aveva saputo la notizia. E siccome nessun'altra TV privata andava in video diretta, sì, lì era presente Teleroma 56 e TV Ero Voxon. A questo punto RAI infilò la telecamera, Rai 1, Rai 2, Rai 3, che capirono l'importanza dell'evento, e fu un evento che andò a reti unificate per ore, ore e ore. È stata sì, anche prima... perché c'era Sandro Pertini che probabilmente... Perdoni, prego, la presenza prego. Di Pertini venne perché noi, dopo, come diceva prima Maglio, ardentemente ci eravamo, ma okay, noi pompieri non abbiamo, io non chiamammo il grande presidente Pertini. Noi no. Per cui fu chiamato Pertini, venne sul posto, le immagini le vedete tutti, sì, le sì, fotografie sì, sì, e le immagini che sì, stanno passando in questi giorni. E se mi permettete, Maglio, è stata la chiave, la povera fine di Alfredo Rampi, la professionalità dimostrata dai pompieri che erano sul posto e dal volontariato e da tutti quanti c'erano, quelli che hanno provato di tutto per infilarsi dentro. Non dimentico che
la stampa di te da sempre, lo stesso Veltroni che ci ha scritto un libro. Sì. Grazie Franca Rampi, hai perso tuo figlio, l'abbiamo perso anche noi, tuo figlio, ma grazie al tuo pianto, ai tuoi singhiozzi, alla tua sofferenza, hai fatto in modo che Pertini stesso, sì, presidente della Repubblica Italiana, presidente di una Repubblica che in quel momento aveva a capo del governo un repubblicano, era il primo governo pentapartito d'Italia. E cosa fece il grande Pertini? Chiamò, vi dico questo perché io vi racconto. L'ho saputo la storia dall'onorevole Zamberletti, col quale avevamo fatto prima questo team, mi ripeto, Friuli e Pinia, per cui Zamberletti viene chiamato, rispolverano esattamente dei disegni di legge fermi in Parlamento da più di un ventennio, presero una legge, quella legge la misero in piedi, con un tavolo politico multidisciplinare, non era più un partito che decideva. Pertini, Alfredino, la mamma, okay, e i pompieri hanno fatto sì che nascesse una organizzazione, sì, sì, che oggi è stimata, e loro, noi, permettetemi, noi non siamo mai ex pompieri, noi siamo pompieri per la vita. Parliamo della protezione civile. È la componente fondamentale del sistema di protezione civile, che è un sistema, deve essere un sistema fatto da componenti tutte, a cominciare dal mondo del volontariato. Resilienza, e i cittadini sanno cosa è resilienza, Civitavecchia, certo, i resilienti devono fare protezione civile tutti i giorni, perché loro sono 11 in sede, sì, non ce la fanno a coprire da Dolfa a Tarquinia, sì, per cui abbiamo bisogno sono del mondo del volontariato, di un sindaco e dei sindaci con i quali io qui più volte ho avuto modo di interloquire, un sistema che funzioni, un ufficio tecnico che funzioni, una bella organizzazione dei carabinieri, della polizia di Stato, della polizia stradale. Questo, consentitemi, è il sistema multidisciplinare che va a prendere Alfredino, o speriamo mai, sì, più nessun Alfredino. Speriamo mai più Alfredino. Siamo quasi alla fine. Sì, comunque alla fine, io una volta che sono uscito dal pozzo, sì, ci hanno lavato con dell'acqua e ci hanno portato da presidente Pertini, voleva che andavamo là, siamo andati lì, io poi lì tra la tensione, tra la rabbia, avevo sentito che noi, il bambino non era, certo, lì, mi è venuto da piangere, anche perché, torna a ripetere, a me era mio figlio, stessa età, ma ormai era diventato il figlio di un po' di Italia. Tutti, sì, immagino. Questo è il problema, l'accanimento. Poi quello che è successo intorno a quel pozzo, lo da vedere in TV, e lì bastava l'ordine pubblico, chi lo doveva fare l'ordine pubblico? Tutto questo, alla fine voglio anche rammentare che per prendere il bambino in sicurezza, giustamente, sì, attraverso Pastorelli sempre, che era di origini toscane, provincia di Grosseto, ebbe modo di pensare anche al dopo, a prendere il bimbo. Beh, a quel punto chiamarono i minatori della Solmine, un'azienda che ha minatori. Sì, 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 minatori. Beh, la Solmine, che abbiamo avuto modo di conoscere, anche di ricordarli recentemente, con il pozzo primario di soccorso, allontanati di circa n metri, sì, per prendere il bimbo che era stato congelato con azoto liquido, sì, per mantenerlo integro, impiegarono 28 giorni. E dirò, sì, 28 giorni. Loro fecero dei sondaggi, in un mese fecero tanti sondaggi, tutte delle scatole di legno, sono state, l'ho visto, okay, numerate, per vedere dove dovevano bucare. Questi interventi, allora, non fa solamente se è una cosa, il pronto intervento, il soccorre a persone, a cose, animali, sì, 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 dobbiamo con intelligenza, sì, e sbrigativa. Poi ci si mettono le cose contrarie, che sono il problema del bambino che ci aveva, la roccia, la trivella che si rompe. Il bere, chiedeva a Nando, Nando c'ho sete. Certo, certo. Calammo attraverso un tubicino di gomma, che i sommozzatori fecero una volata a prendere, bravo, tipo una flebo, sì, con una prolunga attaccata, questo già dal giorno prima ci provammo. Il bimbo riceveva acqua,
acqua e zucchero, perché il professor Fava, sì, primario dell'ospedale San Giovanni, ci disse il bimbo, come diceva prima poc'anzi anche Maglio, è cardiopatico, sì, bisogna correre, bisogna bucare, il problema era c'è quello, il peperino. Il dottore era assillante, dire bisogna tirarlo fuori. Questo è il problema, oltre al soccorso di una persona okay, non normale, c'era questa la cosa grave. Poi un bambino ha fatto effetto a tutti. Certo. E ha resistito Alfredino ha resistito due giorni e due notti. Devo dire che noi dal comando di Roma, sempre con colleghi funzionari alle spalle, provavamo di tutto, a pensare di tutto, discutavamo animatamente. Come si collegava la televisione, sentivamo, noi eravamo quella modestissima macchina a supporto dei colleghi che erano decine, sì, ma io posso dirvi che ce ne sono stati a decine che non vollero smontare dal servizio. Insieme a Nando Brodio c'erano decine di colleghi che sono rimasti lì, tanti eroi, 48 ore fino alla fine, non lasciavano più Vermicino. E a proposito, all'epoca, sì, quando sono uscito al pozzo, dico, c'è qualcuno, c'è un telefono, perché mi c'erano i telefoni portati, e un giornalista mi portò la macchina sua, io avvisare a casa, due giorni, certo, perché e lì per rimanere lì. La mia moglie si è spaventata, ma che è successo? Di qua che nessuno sapeva e niente. E nel ritornare a casa col treno, quello che non ho sentito sul treno, i pendolari, quello io zitto, sì, non, sì. Io non ho parlato mai. Manco con i colleghi. Mai. 40 anni, ultimo che siamo stati. Questa quindi è la prima volta che parlate. Grazie a voi. Grazie a voi che avete la sensibilità. Non è che è una cosa che è bella da raccontare, no, no, su una disgrazia del genere. Però è importante dire da parte vostra quello che è successo davvero, perché se ne sono dette io tante. Torno a ripetere, io oggi ho sentito tutti i telegiornali, una marea di gente, tante cose. Io so che stavo là sotto, infatti. Sono stato lì sopra, ho visto io e i miei colleghi lì, poi quello che dicono con gli altri non lo so. Voglio dire una cosa, perché sono onorato di aver vestito questa divisa e poi successivamente nell'82 insieme a questo gruppo di amici aprire la sede della Protezione Civile e rimanerci per un totale di 42 anni fra pompieri e Dipartimento Protezione Civile. La storia dei Vigili del Fuoco in questo paese, va bene, è profondamente legata al paese, all'Italia. Allora io voglio dire, le ansie, le difficoltà, noi non siamo uomini coraggiosi, noi siamo uomini profondamente preparati. Attenzione ai rischi, sì, che l'Italia ha corso e continua a correre se noi cominciamo a parlare di prevenzione in maniera seria. Perdonatemi e chiudo, non voglio più parlare, ma forse qualcuno dimentica i 31 morti, i 29 morti di Rigopiano, sì, e i 130 morti di Sarno. Come no? Ragazzi, signori telespettatori, non possiamo ricordarlo ogni 40 anni che questo è un sistema idrogeologico malsano. Avellino, là sono state 3.000 morti. Malsano! Sì, è vero, ma è vero. Non posso nemmeno dimenticare i miei colleghi che ho visto in televisione oggi, in un cimitero che si è sparso, si è squagliato, e i pompieri ci hanno raccolto bare a mare, sì, in un cimitero che forse lì non doveva stare. Ecco la prevenzione. Ecco perché la prevenzione. Perché sennò poi si assistono alla tragedia. Ma altrimenti paghiamo dopo. Sì, esatto. Tutti paghiamo. Pagheranno i nostri figli per tutti quei miliardi che vengono dati dopo i terremoti, certo, li pagheremo per i prossimi 100 anni. E il nostro famoso PIL non sarà mai in grado di essere un po' più sereno. Vi ringrazio davvero per essere stati con noi in studio, quindi grazie Mario Buffardi, grazie mille, grazie Piero Muscardini. Grazie a voi. Grazie per aver raccontato proprio quello che è successo in quei giorni. Voi eravate, l'abbiamo detto, in prima linea e quindi lo avete raccontato nel modo giusto e in quello che è successo davvero. Grazie ancora, buon proseguimento di serata a tutti.